Mauro Calcinaro, ci siamo. Qual è la sensazione per il Jova Beach che riparte? Ma la sensazione è quella un po' di catapultarsi nel 2019, di avere la sensazione che è appunto pure fermo. Pensare che una cosa così si poteva fare a fermo, si poteva rifare a fermo fino a pochi tempi fa, era impensabile. E poi, meno male, la nostra costa così si afferma sempre di più perché ne ha bisogno, deve essere sempre maggiormente conosciuta. Confermarsi è più difficile? Ma no, in questo caso secondo me no, nel senso che in questo caso la vera difficoltà era nel 2019, pensare che a fermo potesse essere realizzata una cosa del genere. Adesso nei due giorni abbiamo i numeri che c'erano la sera, quindi è anche più vivibile, certo si è ristretta un po' la spiaggia, questo ci ha un po' danneggiato, però credo che la vera impresa sia stata fatta nel 2019, adesso credo che sia più facile su questo come su altri futuri obiettivi, ma anche in altre situazioni come quello sportivo, come insomma anche al Teatro dell'Aquila. Il fermo sta crescendo, entrando anche nei radar nazionali, per gli artisti, per il pubblico, quindi questo per noi è quello che speravamo, insomma, quando siamo entrati ad amministrare questa città. Questa volta hai incontrato Jovanotti, cosa vi siete detti e si ricordava bene di questo posto? Ci siamo detti esattamente questo, ci sono dei portatori della verità assoluta che cercano di delegittimare anche fior di esperti, fior di associazioni, che invece cercano di accompagnare seriamente, cercando anche di non demolire, ma accompagnare manifestazioni che possono avere i propri lati, diciamo, negativi nei confronti dell'impatto dell'ambiente, che però possono essere superabili. Se non ci si prova e si demonizza solo, si dovrebbe rinunciare a spettacoli come questo e a indotti come questo, perché quando si dice che non ha indotto sull'economia locale, beh, credo che se la senti veramente il non dialogo, perché non è possibile dire così. Il sistema metodologico elementare attraverso la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' tutte le miserie dei potenti e le fedelità della ragione, un po' tutte le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo ragionamento.